Ciao a tutti, siamo alla vigilia di Cremonese Terrana, domani 2 ottobre alle ore 14 la Terrana scenderà in campo allo stadio Zini di Cremona per sfatare un tabù e per sfidare la Cremonese. Il tabù è che la Terrana non ha mai vinto con la Cremonese, quindi domani proverà a vincere se ci riesce, e appunto con la Cremonese perché è l'avversario di turno. Per quanto riguarda la partita, partita difficile, partita diciamo di categoria, tosta contro un avversario che momentaneamente è terzo in classifica, forse è errato dire così, però è un po' l'ultimo scoglio di 7 giornate durissime per la Terrana, per poi riattaccare dopo la sosta col Pordenone, che è un avversario molto più alla portata rispetto alla Cremonese, con tutto il rispetto per il Pordenone. Però al di là di questo, c'è la Cremonese, sarà un avversario difficile, però c'è anche da dire che la Terrana si sta adattando, sta ancora finendo la procedura di adattamento alla categoria, ma lo sta facendo da tre partite, dal Monza alla SPAL, in maniera ottimale. Si sta adattando sempre di più, sta modificando la pelle quando c'è la necessità, perché come avete visto la Terrana cambia modulo a partita in corsa, cambia modulo da partita a partita in base all'avversario. Una Terrana che si adatta, una Terrana un po' camaleontica, che si adatta alle squadre che incontra per cercare di giocare sempre al meglio la propria partita, e domani sicuramente sarà così contro un avversario di categoria. Ma ripeto, la Terrana quest'anno le può anche perdere, per carità, ma se la può giocare con tutte le avversarie, compresa la Cremonese domani, assolutamente. Non è un avversario proibitivo, nel senso che è difficilissima come partita, ci mancherebbe, ma non è proprio impossibile. Quindi speriamo, insomma, che i nostri ragazzi perlomeno facciano un buon gioco e facciano una buona prestazione, al di là del risultato. Ancora non c'è stata la conferenza stampa di Lucarelli, vi ricordo che la Terrana era ed è oggi ha fatto la rifinitura a Firenze e domani andrà e partirà per Cremona. Poi altre notizie che riguardano il mondo Terrana: è stata ufficializzata oggi la cessione di Vattaggiato al Livorno, e per ricordare Daniele Vattaggiato, delle ragazze tifosissime delle Fere, delle ragazze di Ami.e hanno realizzato dei bracciali in ricordo di Vattaggiato. Per chi volesse può contattarle sulla loro pagina Facebook, Instagram. Poi per quanto riguarda il mondo Terrana, ieri sera c'è stata una trasmissione televisiva su Umbria di BTRT, un giovedì rosso-verde, trasmissione sul canale 15 del Digitale Terrestre tutti i giovedì, dedicata appunto alla Terrana Calcio. Stile rota calcio che si faceva una volta, si fa su Teleterni, si fa un giovedì rosso verde. Poi altre notizie sono che, per chi non lo sapesse, la Terrana ha delle squadre di Subbuteo, dove c'è un club anche a Terni molto attivo con la sede in via Ippocrate, con Sportiva Boccaporco, che gioca molto a Subbuteo, e c'è un Subbuteo insomma a Terni molto attivo. Poi volevo dirvi che a breve debutterà sugli schermi televisivi M Channel il Terni. Fortunatamente, finalmente, stiamo aspettando le ultime news, tornerà ad avere un canale televisivo. E queste, diciamo, sono le notizie principali, aspettando Cremonese Terrana di domani.